provato ad acquistare l'olio d'eccellenza, l'olio delle grandi aziende agricole di cui parliamo sempre in questo programma, e confrontarlo con quello che trovate al supermercato? È una sfida, una challenge che il vostro Davide Gervino, la faccia delle eccellenze italiane, va lanciato diverse volte. E devo dire che chi ha accettato la sfida mi ha dato ragione. Dopo aver provato l'olio vero, l'olio italiano, l'olio artigianale, non si torna più indietro, non si torna più a quello del supermercato. Proprio da questa sfida parte una nuova puntata della ricerca dell'eccellenza dei territori. Come vedete, parleremo di nuovo di olio. Questa volta sono andato fino in Basilicata, nella meravigliosa terra di Matera. E lì ho conosciuto un'azienda agricola, un frantoio, che fa del suo olio una vera e propria eccellenza da esportare in tutto il mondo. Mettetevi comodi, conosceremo un olio d'eccellenza, un'azienda straordinaria, un territorio unico nel suo genere e soprattutto ci faremo pure una meravigliosa degustazione. Arriva alla ricerca delle eccellenze dei territori. L'azienda agricola Passerini con il suo frantoio La Basentana è protagonista della nuova puntata della ricerca delle eccellenze dei territori. Arriva, come detto, dalla provincia di Matera, una provincia bellissima, molto particolare, con una biodiversità veramente unica nel suo genere, quindi se ne avete l'occasione andate in quei territori e conosceteli meglio, perché ne vale veramente la pena. Ma oggi siamo qui per parlare di olio, un grande olio. Un olio che, pensate, ha origini antichissime. Parliamo del 1870 circa, quindi andiamo veramente indietro di decenni, secoli. In un antico frantoio ricavato da un antico monastero del 500, nasce quella che oggi è la Basentana. Ovviamente il tempo è passato, sono cambiate tante cose e questa azienda è sempre riuscita a essere al passo con i tempi, pur non dimenticando la tradizione. Le olive che danno vita a quest'olio sono autoctone di quel territorio meraviglioso e all'interno di quest'olio, nella degustazione che andremo a fare, scopriremo proprio tutti i sapori di quella terra. Siamo, per la precisione, a Calciano, un piccolo comune ma molto molto interessante. Anche in questo caso vi consiglio di andarlo a googolare e poi, se ne avrete l'occasione, di passare direttamente in quel territorio, perché ne vale veramente la pena. Piccola introduzione fatta. Abbiamo da degustare uno di questi tre oli meravigliosi, quello che è qui di fronte a me, il sapore tradizionale di questo frantoio, ma abbiamo da conoscerli tutti e tre. Quindi mettetevi comodi che adesso iniziamo il nostro racconto di questa azienda veramente molto molto particolare. La nostra degustazione partirà da qui, dal sapore tradizionale, il sapore più autentico del frantoio La Basentana, del frantoio Chiastrone, perché qui c'è anche tutta una storia da raccontare a proposito di questo nome assolutamente particolare, unico, che poi scopriremo dopo. Questa sarà la nostra degustazione, ve lo voglio fare vedere un po' più da vicino. Ecco qua, dovreste vedere bene anche così il packaging, questo packaging antico che ci vuole proprio riportare a quei tempi meravigliosi in cui tutto è nato. Ma prima di degustare questa meraviglia, li vedete già qui di fronte a me, anzi un po' da tutte le parti, avremo
il sapore intenso, il chiastrone appunto. Eccolo qua, guardate che meraviglia anche l'immagine, perché badate bene, è importante ovviamente il sapore, se sono importanti le materie prime, ma anche il packaging deve essere qualcosa di particolare, e questa azienda ci ha fatto un lavorone, e quindi guardatelo, veramente molto bello. E poi andremo a conoscere anche questo, i colli del Basento, dal sapore più delicato. Ecco qua un altro olio che porta già nell'etichetta l'immagine di quel territorio, l'orgoglio per quel territorio, per quei colli meravigliosi. Che ne dite? Possiamo iniziare? Abbiamo fatto una piccola introduzione e ora è arrivato il momento di conoscere meglio questi tre grandi oli. E ovviamente arriverà anche la degustazione. Il nostro racconto, come detto, dai colli del Basento, l'olio dal sapore più delicato, più avvolgente, quello per intenderci che va bene a mettere insieme ai taralli, ad esempio, ma non soltanto, abbiamo visto in queste puntate tanti prodotti che potrebbero andare molto bene con quest'olio, penso ad esempio alle friselle, ai classici crostoni, insomma, tutte quelle sensazioni, tutti quei momenti dove l'olio deve essere l'ingrediente fondamentale, l'ingrediente più importante, dove lo si può assaporare con una certa emozione, facendoci trasportare nelle terre nel quale è nato. Ma perché colli del Basento? Perché questo è un olio fatto proprio con olive raccolte in quel territorio nella seconda metà di ottobre, estratto a freddo, e le olive sono della varietà Ogliarola, Leccino e Maiatica. Tre grandi qualità d'eccellenza, tipiche proprio di quel territorio. Come detto, viene lavorato unicamente mediante procedimenti meccanici. Questo cosa vuol dire? Questo è un olio vero. Non che gli altri oli siano finti, però, come vi dicevo all'inizio puntata, la differenza tra un prodotto industriale e un prodotto artigianale sta non solo nella qualità dell'oliva, quindi nella qualità dell'olio stesso, ma anche proprio nella lavorazione. Lavorandolo in questo modo, l'olio mantiene tutte le sue caratteristiche organolettiche, ma anche e soprattutto di sapore, tipiche proprio dell'oliva dal quale nasce. Quindi un prodotto veramente eccezionale, e come abbiamo detto ha un po' questa caratteristica, quella di rappresentare al meglio il suo territorio, proprio le colline del Basento. Da lì la Basentana, perché il luogo vero e proprio, oltre che la Lucania ovviamente, la Basilicata, è proprio la Basentana, le colline del Basento, dove nasce questa azienda. Ma andiamo avanti, perché dopo il più delicato andiamo dalla parte opposta prima di fare la degustazione. Andiamo da quello un po' più strong. Amici della ricerca dell'eccellenza dei territori, continua la nostra scoperta dell'azienda agricola Basentana, il suo olio meraviglioso di questo frantoio. E frantoio chiastrone, cerchiamo di pronunciarlo bene. Ebbene, l'olio di cui parliamo oggi prende proprio nome, quello di cui parliamo adesso, dal frantoio, frantoio chiastrone. Infatti è quello dal sapore più intenso. Quest'olio è un olio ideale per valorizzare tutti quei cibi che magari hanno meno forza, meno sapore. Lui li valorizza, penso ad esempio alle carni bianche, magari alle verdure, una bella insalata che magari di per sé, diciamoci la verità, buona, ma manca sempre quel qualcosa in più.
questo olio permette anche a un'insalata o anche a una bistecchina di pollo semplice di avere sapore, di avere vivacità ed essere allo stesso tempo buona e genuina. Ma conosciamo meglio un po' questo olio, è un olio extravergine di oliva, ovviamente, come il precedente, biologico, dal sapore tradizionale, come detto, particolarmente adatto alle carni bianche, ottenuto dalle olive della varietà Coratina e Frantoio. Come detto, sempre olive di quel territorio, perché il territorio è all'interno di queste bottiglie. Assaggiando quest'olio, dopo lo faremo, sta per arrivare alla degustazione, ci trasferiremo virtualmente in Basilicata, in Lucania, nelle terre del Basento, sui colli del Basento. Questo viaggio virtuale attraverso una bottiglia, perché all'interno di questa bottiglia c'è tutto il sapore di quel territorio meraviglioso. È sicuramente qualcosa di particolare, qualcosa di unico, qualcosa che solo i veri oli artigianali italiani possono trasmettere. Ma bando alle ciance, carissimi amici, perché so che dall'inizio puntata avete già puntato questi taralli che arrivano tra l'altro proprio da quel territorio, e quindi che ci facciamo? Ci andiamo a degustare uno di questi oli, il tradizionale, quello della tradizione, quello forse più autentico e più antico. Ora andiamo a conoscerlo meglio e andiamo a degustare. Frantoio. Beh, quale nome più azzeccato per un olio della tradizione? L'olio che nasce proprio da quel frantoio, il primo autentico olio di quel frantoio. E infatti, come avete visto prima, il frantoio è anche qui, è anche in etichetta. Andiamo a conoscerlo un pochettino meglio. Come detto, questo è un olio dal sapore avvolgente, intenso, ma allo stesso tempo amabile e delicato. È un po' una via di mezzo tra i due che abbiamo conosciuto finora. C'era quello un po' più intenso, un po' più forte, power, aggressivo, e quello invece un po' più leggero, un po' più delicato. Adesso si posiziona a metà, dove abbiamo bisogno di sapore, ma allo stesso tempo dove vogliamo mantenere una certa riservatezza culinaria, passatemi il termine. Ma andiamo a conoscerlo, come detto, sempre un olio extravergine di oliva, ovviamente biologico, sapore tradizionale, lo rende adatto ad ogni cucina e particolarmente anche in questo caso alle carni bianche. Viene lavorato grazie all'Oliarola, alle varietà Oliarola e Frantoio, ed è un qualcosa che al di là appunto della carne bianca, secondo me si sposa molto bene anche sulla pasta, ad esempio. Si sposa molto bene, penso a magari le patate. Avete presente le patate, non le patate fritte, le patate bollite, quando andiamo a farci magari quel bel momento che poi le andiamo ad accompagnare magari ad altri chiamare al tonno, ad esempio. Ecco, lì ci sta proprio bene, perché il suo sapore è avvolgente, è completo, ma non sovrasta mai l'ingrediente principale del piatto. Allora, dai, andiamo a questo punto a degustarlo, spero di non fare danni. Allora, vediamo un pochettino. Intanto che sentiamo il profumo, perché badate bene, un buon olio lo riconoscete dal profumo. Apro e chiudo parentesi. Fatela, la famosa sfida che vi ho lanciato all'inizio puntata. Aprite questa bottiglia, assaporate. Fate la stessa cosa con quella del supermercato. La differenza è abissale, perché qui senti l'autentico profumo delle olive, del territorio. E quello del supermercato, 99% non senti niente. Fatele le domande, fatele. Andiamo a degustarlo. Allora, beh, mi metto poco. Opla, ecco, voilà, ho già fatto un disastro. Posso dare il vino alla faccia delle eccellenze e la faccia dei disastri, ma vabbè, dai, andiamo. Così ho anche abbondato. Mamma mia.
mamma mia. Un olio del genere lo potete degustare anche al cucchiaio. Un pane. Ma con il tarallo, che tra l'altro arrivano dalla Basilicata. Ha veramente una marcia in più. Dico la verità, ha veramente una marcia in più. Un olio avvolgente. L'olio che è esattamente così come te lo aspetti. Quando acquisti un olio di questo tipo, cerchi il territorio, cerchi i sapori di quel territorio, cerchi la genuinità. Con questo olio la trovi. Questo olio, come dicevo, ci fa fare un viaggio. Ci porta virtualmente, io vi parlo dal Piemonte, mi ha portato virtualmente su quelle colline e ho respirato l'aria di quelle colline, la tradizione di quelle colline, perché le olive, la materia prima che compone quest'olio è lì, è di quelle colline, e quindi al suo interno c'è tutto quel mondo, tutto quel territorio straordinario. Abbiamo conosciuto anche oggi un'azienda eccezionale. Del resto, se ve ne parla Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze italiane, vuol dire che queste aziende hanno veramente qualcosa da dare, qualcosa da raccontare. E quindi sono felice e orgoglioso di poter aggiungere anche questa bella realtà al nostro portale delle eccellenze e al nostro programma, perché anche questa volta abbiamo aggiunto un tassello importante al nostro viaggio, alla ricerca delle eccellenze dei territori. E con ancora il sapore di questo olio meraviglioso nel palato, carissimi amici, vi devo salutare perché il tempo stringe e anche questa puntata della ricerca dell'eccellenza dei territori purtroppo volge al termine. Voglio ringraziare l'azienda agricola Passerini, la Basentana, per intenderci, quelli del frantoio chiastrone. Questo frantoio meraviglioso che è a Calciano in provincia di Matera dal 1870, pensate, produce olio genuino, olio di qualità, olio d'eccellenza. Un'azienda che è cresciuta, è cambiata, ma ha sempre mantenuto uno stretto contatto con il proprio territorio, perché la tradizione deve esserci sempre, anche ovviamente insieme all'innovazione. Poi la tecnologia va avanti, ci sono delle scoperte nuove ed è giusto anche adeguarsi a quelle. Io ringrazio quindi questa azienda, ma ringrazio soprattutto voi che avete seguito anche questa puntata. Ogni volta siete in tantissimi, io non mi stanco mai di ringraziarvi, di dirlo, perché è veramente un piacere vedere tutti i vostri like, i vostri commenti, le vostre condivisioni, perché un like, un commento è bellissimo, importantissimo, ma la condivisione è ancora più importante, perché chi prende questa puntata da Facebook, da YouTube, dal portale delle eccellenze, da Instagram e la mette sul suo profilo, la condivide in una storia, vuol dire che l'ha apprezzata, vuol dire che l'ha amata, vuol dire che ha apprezzato questi prodotti. E quindi mi rivolgo soprattutto a voi, condivisori, e vi ringrazio davvero. Continuate così perché state rendendo grande il nostro programma ormai conosciuto in ogni dove. Dal vostro Davide Gerbino, ancora una volta, la faccia delle eccellenze italiane, è tutto, un abbraccio e viva le eccellenze dei nostri territori, e viva la Basentana, e viva la Basilicata e il suo olio meraviglioso. Alla prossima puntata, amici!